dei pazienti di RIS. Vorrei che dessero loro, diciamo, l'impressione, la testimonianza del lavoro che abbiamo fatto con loro in questi giorni. Fortunatamente ne siamo usciti, siamo alla fine, dobbiamo ringraziare tutto lo staff del professor De Cicco, è andata tutto bene. E all'inizio si soffre molto, si ha anche paura di morire, come ben sapete, e, però alla fine, come dicevo, è andata tutto bene. E l'appello che vogliamo fare con i nostri, diciamo, i miei coinquilini, dai, che è andata tutto bene. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio, restate tutti a casa e facciamo che questa pandemia finisca il prima possibile. È l'unico appello che vogliamo fare. Posso farvi una domanda? Sì. Che cosa porterete quando adesso, oggi, adesso scegli qui in questo ricordo sotto il profilo umano, al di là dell'aspetto professionale, tecnico, che i medici, infermieri, ausiliari vi hanno dato? Sicuramente quello di aver ricevuto una grande solidarietà, un rapporto, diciamo, umano che andava al di là del contenuto tecnico professionale, che ha costituito sicuramente un sostegno importante, specialmente nelle prime fasi, ma anche nelle successive, per aiutarci a superare questa difficoltà. Veramente con l'umanità, diciamo che tutti gli operatori hanno fatto qualcosa in più del loro lavoro, perché questo è un lavoro che o si fa con spirito, diciamo, con animo, oppure solo il contenuto tecnico non basta. Quindi è stato sicuramente di grande aiuto per me e per tutti i compagni. Quali sintomi avvertivate? Qual era la vostra condizione quando siete arrivati qui? Allora, quando siamo arrivati qui, io vabbè, vengo da Nola, sì. I primi giorni che ho passato a Nola, ma c'era una polmonite bilaterale, quindi difficoltà respiratorie e febbre, diciamo, inizialmente. Poca tosse, almeno io ho avuto poca tosse, però diciamo la difficoltà respiratoria, diciamo, è stata consistente, specialmente all'inizio. L'altro paziente che è guarito ha detto che ha avuto paura di morire. L'avete avuta tutti? Sì, assolutamente. Io no. Io sì, perché all'inizio la febbre ha dolori lancinanti alle gambe che non ce la fai ad alzarti dal letto, quindi uno teme il peggio. Poi una febbre personalmente che è durata 10 giorni, e non ho mai avuto febbre 10 giorni in tutta la mia vita, e quindi ci si preoccupa, però con lo staff del dottore De Cicco, con l'amore di tutti, ne siamo venuti fuori. E quindi il messaggio che vogliamo passare è che se ne viene fuori, basta impegnarsi, non mollare mai, e se ne viene fuori. Questo è il messaggio. Come diceva il mio compagno di sventura, non usciamo, restiamo a casa, passerà. Vi preoccupate anche per i vostri familiari, quando avete scoperto il contagio, del raccontarlo con i familiari, quindi c'è sì, anche preoccupazione per questo. Sicuramente sono stati messi in quarantena, hanno fatto tutto l'isolamento, è stato un momento duro per tutti, un momento di prova che sicuramente ci farà vedere la vita con occhi diversi, e ogni momento prossimo, futuro, ce lo vedremo diversamente. Qualcuno di voi ha il sospetto di come ha potuto contrarre questa malattia? Assolutamente no. Assolutamente no. Io mi sono trovato senza sapere né leggere né scrivere. Mi sono trovato ricoverato. Da quanti giorni lei? Io sono dal 14 di a marzo. Va bene ragazzi, penso che possiamo. Un ringraziamento.